È un periodo abbastanza interessante per gli smartwatch, ce ne stanno rilasciando tantissimi, ne stiamo provando tantissimi e non stiamo scherzando, alcuni si somigliano e soprattutto Huawei ha rinnovato la sua generazione con il Watch GT2 che cambia assolutamente un po' l'approccio rispetto al passato, il primo non ci era piaciuto, era più un esperimento per inserirsi nel settore. Bello questo display, ovviamente è quello più grande, quindi sono 1,39 pollici, poi è un AMOLED, quindi si legge benissimo sotto luce diretta del sole, soprattutto abbiamo un nero infinito e dei bei contrasti di colori che sono assolutamente in linea con quelle che poi anche la concorrenza. Vedete poi ci sono le schermate qua, ovviamente non le indosso, ve lo faccio vedere fra un attimo con il lettore cardiaco, c'è anche il lettore di stress, prima ho fatto un test tramite l'applicazione, ovviamente è la Health di Huawei. Ve lo giro, vi faccio vedere anche la parte posteriore con sensore biometrico per la lettura del battito cardiaco e anche dei pin che si collegano invece alla basetta per la ricarica. Ricarica che non dovremmo fare di continuo perché effettivamente dura tanto, meglio. Huawei parla di 2 settimane di utilizzo continuativo e con un utilizzo diciamo anche comune, quindi con le notifiche attivate e poi anche qualche attività fisica, lo vedremo soltanto provando. Qui sulla destra invece, oltre ai tasti classici per il controllo delle funzioni, abbiamo anche, vedete lì sotto, una piccola cassa perché possiamo rispondere alle chiamate. Ovviamente lo smartwatch è connesso tramite Bluetooth allo smartphone, quindi quando riceviamo una chiamata possiamo gestirla dallo smartwatch senza... Vedete, in questo momento mi sta chiamando Lorenzo, io rispondo con qui l'icona verde. Lorenzo, mi senti? Hola. Sì, io ti sento, anche bene. Anche bene, visto? Io posso anche cambiare, ovviamente alzare, abbassare il volume di quello che ascolto. L'audio esce assolutamente da lì. Prova a parlare, vediamo se si sente. Come mi senti? Io ti sento bene. Tra l'altro si sente meglio delle cuffiette solite che utilizziamo Bluetooth. Qui c'è il microfono, posso accenderlo, spegnerlo, posso ovviamente poi chiudere la chiamata. Bisogna essere nel raggio di azione con lo smartwatch perché non abbiamo una SIM, quindi naturalmente deve sempre comunque dialogare con lui. Interessante. Sistema operativo sempre Line OS, quindi dovremo attendere per avere Harmony OS, quello forse arriverà nel 2020. Vedete, ci sono tutte i quick setting qui sopra, batteria 57%, l'ho già utilizzato quasi 24 ore ed è sceso davvero di pochissimo. Impostazioni, quelle classiche, ovviamente c'è la possibilità di collegare gli auricolari, cosa che ancora non sono riuscito a fare, vedremo magari nei prossimi giorni. Torniamo un attimo sulle impostazioni, non è chiarissimo diciamo la suddivisione degli elementi, potrebbe essere sicuramente più chiaro. Il display, come vedete, posso variare il quadrante, posso anche cambiare la luminosità, in questo caso sono su auto, quindi si regola in base a quella che è anche la luminosità ambientale. Invece dal basso accedo a quelle che sono le notifiche, quindi ad esempio l'ultima chiamata di Lorenzo o anche le ultime email ricevute, una notifica di Instagram. Ho deciso io quale applicazione può dialogare con lo smartwatch dando i giusti permessi tramite lo smartphone. Con il tasto superiore possiamo accedere a quelle che sono tutte le funzioni principali, quindi ad esempio la registrazione della frequenza cardiaca, delle attività, del sonno. Non ho ancora dormito con lo smartwatch, quindi effettivamente non c'è nulla. Poi ovviamente lo stress, che vi dicevo si può misurare anche, ci sono delle domande simpatiche, c'è il barometro, la bussola, il cronometro, insomma tutto quanto, c'è anche torcia che poi credo attivi questa luce bianca, può essere utile e simpatica in piena notte. Invece col tasto in basso si accede a quelle che sono le attività sportive, ne posso registrare fino a 14, c'è ovviamente il nuoto, c'è il triathlon, c'è la corsa in tutte le sue varianti, la cicletta, c'è anche il tapirulan, insomma c'è davvero tutto quanto. Il GPS è compreso nel prezzo, sta all'interno di questa scocca, interessante, piacevole. Il board non è poi così pronunciato, è uno smartwatch di ultima generazione che si può assolutamente considerare valido viste le prestazioni rispetto alla generazione precedente che invece era rimasta indietro comunque nella fluidità, aveva qualcosa da ridire. Vedete, con uno swipe sulla sinistra ho invece quelle che sono le informazioni sui passi della giornata, sulle attività, qua c'è un lettore multimediale ma riproduce quelle che sono i brani, gli eventuali brani che io ho inserito all'interno della memoria interna, posso inserirne fino a 500. È compatibile sia con Android che con iOS, ovviamente nelle ultime generazioni, e un'autonomia di 2 settimane che metteremo subito alla prova, ma comunque si parla di ben 30 ore di attività,
con GPS attivo. Sono davvero tantissime. Sotto questo profilo tutti i produttori principali hanno fatto davvero passi da gigante. Vedete il monitoraggio del battito cardiaco che è continuo, io in questo caso l'ho tolto dal polso, ma appena ho riavvicinato il mio polso, ecco, si è attivato subito e sta già calcolando, quello è lo storico. Dopo diversi giorni chiaramente avremo tutte le informazioni, magari con le medie e tutto quello che serve. Prezzi interessanti, non abbiamo certamente la fluidità dell'ultimo watch di Apple oppure dei Samsung Active, è vero, però qui abbiamo un'autonomia che è decisamente più interessante. 199 euro per la variante Titanium Grey che ho al polso e poi ci sarà anche quella Matte Black da 229 euro, tutto questo per il 46 mm, il 42 arriverà a seguire, non sappiamo ancora quando. Maggiori informazioni ovviamente le trovate qui sotto, ma io lo proverò in questa settimana, quindi poi vedremo effettivamente come andrà in strada, nel sonno, insomma, vedremo come si comporta questo Watch GT 2.